Allora, mentre Marco e Mar ci Come stanno siete messi in locale litigando, mentre... Ma ve ma l'ho possiamo detto. interdire? Stavo dicendo, mentre Marco e Mar ci stanno litigando, ragazzi, noi stiamo andando allo stadio a vederci Monza Juventus. Ok. E Mar ci tifa al Napoli. E quello è un grande problema del video di oggi, quindi. Giusto! E quindi stiamo andando allo stadio grazie ai signori di Crypto che hanno. Ci hanno di Crypto.com che ci hanno ospitato. Grazie ai ragazzi di Crypto.com. Ma se sono delle ragazze. Marco, bello lo stadio. Bello, Ponza. Della Juve. Lo stadium. Me lo ricordavo diverso una volta. Buonanotte. Mi aspettavo che la Juve giocasse meglio. Bello, Vero? Ci stiamo avvicinando allo stadio, signori. La senti un po' quel clima di. Sì, sento un po' di caldo. No, ma perché, in senso che sei agitato per la partita o? Certo, perché cosa? No, lo so, magari hai mangiato un po' strano. Non ho e... mangiato, te l'ho detto prima, non ho mangiato ancora. Vabbè, adesso mangiamo. I miei amici non si ricordano mai quello che dico. No, basta, non ti... No, chiudi la clip, basta. Ragazzi, siamo finiti in un documentario naturalistico. Penso che abbia sbagliato strada, siamo finiti nella giungla. Quindi, benvenuti in un nuovo documentario. Oggi, ma alla ricerca del Bigfoot. Insieme a Marco. Dai, ma inquadri Marco, è già il Bigfoot. Vai avanti, Bigfoot. Stiamo Ciao. Ricercando il Bigfoot. Ciao, anch'io sto cercando il Bigfoot. Non sappiamo insieme dove si nasconda. Ogni tanto sentiamo dei rumori strani. Oh, cosa mi rubi la ripresa? Cosa mi rubi la ripresa? Oh, ma poi non cosa mi rubi la ripresa? Guardate lo stadio del Monza. Guardate che bellino, stiamo arrivando, raga. Raga, Marco non ha i documenti. Non vogliono farlo entrare. No, non è vero, se gliela dimenticati prima. Sto scemo, ho fatto ritornare indietro a casa. Prendere a prendere i documenti. Vedi che biglietto dovevi avere prima? Papi, non mi rispondi. Risponde, bro. Dovevamo prendere una Porsche, raga, ma è andata male purtroppo. Molto male. Raga, siamo fuori dallo stadio, ci siamo. Tra poco entriamo. Però, cioè, volete mettere speed food? Che figo, raga. Guarda che sto stadio, tipo, mi dà un botto di vibes a me. Raga, siamo entrati. Siamo riusciti a scavalcare, raga, non è vero. Hanno ascoltato il video di March. Raga, siamo entrati. È la mia prima volta allo stadio dopo non so quanti anni. Ed è tipo, sono tipo super emozionato. Adesso gli altri due sono lì dietro, ovviamente, che stanno aspettando. Ancora grazie agli amici di Crypto che mi hanno permesso di venire allo stadio. No, bro, ma sai quanti anni è che non entro allo stadio? 10 forse. No, 20 no, 10 tutti. Guardate che figata che è questo posto. Cioè, è veramente troppo bello. Sai che non ero mai entrato? Io, raga, mai entrato nello stadio del Monza. Oggi ci siamo. Allora, ma scusa, tu non volevi mangiare? Cosa facciamo adesso? Andiamo a mangiare. Adesso andiamo a mangiare e poi andiamo a vederci la partita. Raga, abbiamo fatto la pausa pranzo, adesso andiamo a sederci. In teoria dovremmo andare a sederci. Se Marci finisce di mangiare abbastanza in fretta, ci andiamo a sedere. Vi faccio vedere poi dove ci hanno messo e quali sono i posti, perché secondo me sono una figata. Marci, sei carico? Raga, ha fatto una faccia tipo così. Bacio. Bel bacio a Marco. Marco non ci trova i posti. Raga, Marci ha salvato la situazione. Marci salva tutto, Marci. Ci siamo. Sei contento, Marco? Sì. Raga, di là c'è la curva della Juve. Curva della Juve lì. Curva del Monza di là. Sono tutti carichi. Bella, tipo stracarichi. Forza Monza! Forza Juve! Forza Monza! Ma c'è la maglia del Monza! Cosa gridi? Forza Juve! Forza Monza! Raga, è il momento del riscaldamento. Marci è caldo. Sei caldo? Adesso, raga, Marci ha detto che va a giocare tra un po'. Si butta nel campo. Ce l'hai lo sguardo comunque da calciatore, sai quelli? Raga, stanno arrivando raga. Ci siamo. Arbitra Maresca, raga. Secondo me è comunque una brava persona. No, non è una brava persona. Conte direbbe Maresca, sempre tu. Raga, le coreografie del Monza. Si stanno preparando, sono tutti caldi. C'è la curva di lì. Raga, non so voi. Quindi cos'è che ti fa Marco? Non ho sentito. Marco ha detto che se pareggiano è felicissimo, se okay. Vince la Juve è super felice, ma se vince il Monza è felice lo stesso. Ma se vince il Monza mi strappo la maglia, raga, ve lo dico. Raga, stanno per iniziare. Ehi, imbecillo, qua c'è l'altro. Raga, secondo angolo. Ma ti prego, dai, quarta sfiga, non no, si diranno no. mai. Stai zitto. C'hai ragione.
scusami. Raga, punizione per il Monza, punizione per il Monza. Marco, tutto bene? Ti vedo un po' agitato. Ci stava per essere, cioè, hanno fatto un tiro, raga. Che tiro forte. Lui è ancora più agitato di prima. Sei agitato? No. Maria. Hanno preso un rosso. Era il rosso. Rosso di Maria, allora? Rosso di Maria, raga. Raga, tra un po' si pestano là in fondo. Marco, Marco, tutto bene? Sei ancora agitato? Benissimo. Allora, raga, è finito. Non vuole l'acqua? È agitato, ma... lo vedo che oggi è agitato. Vorrei chiedergli una cosa, se posso fare un'intervista veloce al signor De Marco qui di fianco. Lei cosa ne pensava di questa espulsione così giusta? Ma quindi è contento di questa cosa? E questo è il primo tempo per oggi. Grazie agli amici di Crypto, adesso ci vediamo al secondo. Però prima vado a mangiarmi un panino. Allora raga, stavamo camminando, ok? Marci alza il braccio. Ed è successo questo. È lì. E sta mangiando pure, pensando al mio telefono morto. Comunque si sta gustando ancora quella cosa della Nutella. Io sto ancora pensando che devono dare pure te il rosso adesso. Bro, allora bro, mettimi la mano in tasca e tira fuori il mio telefono e guardalo. Bro, guardalo sotto. No! Sai di chi ha la colpa? Ragazzi, ho fatto così. Ha fatto così, ha tirato la comida, c'avevo in mano e è volato il telefono. Secondo tempo. Gli ho rotto il telefono, raga. Oggi si è giocata bene, raga, veramente, veramente bene. Grazie a Marci che mi ha rotto il telefono. Raga, la partita è finita, adesso ci facciamo qualche foto, ce ne andiamo. Grazie ancora agli amici di Crypto per averci ospitato qui. Grande vittoria del Monza e il piede di Marci mi rovina la ripresa. Ciao! Raga, ora è il momento di tornare a casa. Bellissima partita. Grazie ancora agli amici di Crypto.com che ci hanno ospitato oggi a vedere il Monza nella sua prima vittoria in Serie A. Tanta roba. E niente, noi ci vediamo in un altro video, in un altro vlog. Dal Baddone è tutto, ciao a tutti.